Oggi è 18 febbraio 2018. Sto registrando con formato scrauso, perché non c'è niente di interessante da vedere questa volta. E soprattutto perché voglio che questo video sia facile da caricare. Era da tanto che volevo fare questo video, dirò cose che molti di voi già sanno. A partire dal 20 febbraio, cioè dopodomani, saranno necessari 1000 iscritti al canale per la monetizzazione del canale stesso. Come saprete, io non ho 1000 iscritti, ne ho 142. In più serviranno 4000 ore di visualizzazione negli ultimi 12 mesi. Altro requisito che io non ho. Probabilmente molti di voi vedranno questo video quando queste modifiche saranno già in vigore. Comunque andiamo avanti. A cosa servono queste modifiche? Secondo me sono inutili e dannose. Probabilmente YouTube vuole avvantaggiare i canali grandi a scapito di quelli piccoli. Vogliono premiare la qualità? Penso di no, perché certi canali hanno poche visualizzazioni nonostante l'alta qualità dei contenuti, mentre altri canali pubblicano roba scrausa e hanno tante visualizzazioni. Forse vogliono che piova sul bagnato. Sia chiaro, io ancora non ho visto una lira di tutti i soldi che ho maturato con YouTube. Però è una soddisfazione monetizzare il proprio canale e vedere ogni volta quanto manca prima di poter ritirare i soldi maturati. Bisogna raggiungere una certa soglia che non so quant'è. Io ho raggiunto qualcosa come 20 euro, forse qualcosa di più, però... Vabbè, eventualmente un altro giorno vi dirò quant'è sta soglia. Ovviamente continuerò a fare nuovi video e a caricarli nel canale, non solo per i soldi, ma soprattutto perché mi piace parlare in pubblico. Prima o poi raggiungerò i requisiti minimi per la monetizzazione secondo le nuove regole, ma il nuovo regolamento mi fa rosicare. Già da prima avevo visto pessimi cambiamenti del regolamento di YouTube. Prima YouTube aveva ottimi strumenti per aggiungere ed eliminare pezzi di video, ora non ce li ha, infatti usava Videmox, che comunque non mi dà certe possibilità che prima venivano offerte da YouTube. Ogni volta che ho visto cambiare YouTube è sempre stato in peggio. Sto pensando di aprire canali in altre comunità come Vimeo e Dailymotion. Valuterò con calma. Approfitto di questa occasione per dire una cosa importante. Come mi aspettavo, altri utenti di YouTube hanno parlato delle nuove regole di monetizzazione nei loro canali. Io in questo video non voglio fare nomi, ma nella descrizione voglio mettere collegamenti a video di altri canali sullo stesso argomento. Se nei vostri canali avete parlato delle nuove regole di monetizzazione, vi invito a commentare questo video. Così guarderò il vostro e eventualmente lo collegherò da qui. Penso di aver detto tutto, quindi chiudo qua. Grazie per l'attenzione.